Nessuno ci garantisce la vita terrena, nemmeno fra un minuto o un secondo, perché è Dio, volenti o nolenti, che ci sostiene in continuazione. La sua volontà si realizza sempre, anche quando noi vediamo solo desolazione e sofferenza in noi ed attorno a noi. Egli conosce infinitamente meglio di noi i motivi, ma quando siamo pronti al grande trapasso? Lui solo lo sa. Uno dei segni è l'abbandono fiducioso alla sua bontà misericordiosa. Offriamogli continuamente le nostre miserie e quel poco di bene che riusciamo a fare col suo aiuto. Cerchiamo di non presentarci davanti a lui credendoci giusti, perché allora rischiamo davvero l'eternità. Nessuno ai suoi occhi è giusto, perché è lui la giustizia e conosce molto bene le miserie umane. Aver consapevolezza delle proprie miserie offrendole al Signore per amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, amando anche il prossimo come noi stessi. Questa predisposizione ci può aiutare ad essere assimilati a Lui in eterno.